Sei pronta? Sicuro. Cos'è? Uno scherzo? Te l'ho detto. Aspetta, non rischiamo che i soldati notino le luci accese? No, quelle all'esterno non funzionano. Come lo sai? Me l'ha detto Melanie, una delle luci. Funziona? Basta seguire le istruzioni, credo. Faccio io? No, sai cosa? È tutto tu. Dei temi. Quale scegliamo? Proviamo amici. Wow, è adorabile. Io sono la rana. Non puoi scegliere un personaggio. Tu sei il coniglio. Oh, ok, sorridi. Angelo? Facce mostruose? Vieni, vieni! Faccia più brutta, ok? Pesce palla, pesce palla! Pronta con la faccia da scema? Ok! Naso da maiale! Già finito. Ah, ok. Ah. Ehi, eccoci là. Che aria da sceme. Splendide sceme. Ah, queste sono mitiche. Cos'è un Facebook? Forse stampa le nostre facce sul libro? Ah, possiamo comunque stampare le foto. Non riesco a credere che funzioni davvero. Lo so. Premi riprova. Andiamo, fanculo! Che è successo? Mi sa che è rotto. Credo anch'io. Quindi... Continuiamo il giro? Cazzo, sì. Attenzione, il turno delle 6 comincerà tra 10 minuti. Tutti i cittadini incaricati si presentano sul posto. Odio quella voce. Perché deve sempre suonare così stronza? È vero. Senti come la farei io. Attenzione. Il turno delle 6 comincerà tra 10 minuti. Aspetta, fai provare me. I cittadini hanno l'obbligo di portare sempre con sé la carta d'identità. Segnalate ogni caso di infezione al più vicino amministratore di zona. Ricordate, l'omertà è morte. Sì, così è decisamente meglio. Andiamo al piano di sopra. Diamo un'occhiata anche lì. Sembra carino. Vuoi provarlo? Sei pronta? Dove andiamo? Wow, wow, wow! Riley, vieni! No, puoi farcela, dai! Che diavolo, è bellissimo! Oh, cavolo! Andiamo,
salta su, stai qui con me. Ok, aspetta. No. Oh, cavolo! Sono appena salita. Dai! Beh, mi è piaciuto un sacco. Oh, ho trovato qualcos'altro. Quello cos'è? Cosa dicono due casseforti che si incontrano? Che cos'è? Che combinazione! Cazzo, hai trovato un altro libro di barzellette! Cosa aspetta la povera pianta zitella? Un posto che la corteggi! Tieni, te lo regalo. Sai, mi sa che mi sei di nuovo simpatica. Per dire. Un po' ti conosco. Per dire. D'accordo, sei pronta? Pronta. Senti questa, occhio per occhio, 40 occhio. Ah! Oh, bella. Bella, non male. Volevo parlare al lago, ma ho perso il filo. Divertente. Mi è piaciuta. Sto leggendo un libro sullo scotch. Tiene incollate fino all'ultima pagina. Carina. Sì, questa era fichissima. Mio cugino è un fenomeno come giocoliere, ma non ha le palle per esibirsi. Oh! Perché il pomodoro non dorme? Perché l'insalata russa? Che stupida, una cavolata. Ho scordato come si lancia un boomerang, ma mi tornerà in mente. Sì. Dove abita lo strappo alla regola? In via del tutto eccezionale. Sì, capita? Sì. In via del tutto eccezionale. Del tutto eccezionale. Ho sentito una battuta sulle amnesie, ma l'ho dimenticata. I parenti sono come le scarpe: più sono stretti, più fanno male. Ok. Bora e Fern paiono 2, ma in realtà sono 20. Ah, carina, sì, proprio carina. Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te. Macabra. Un po' macabra. Cosa fa una duna nel Sahara? Ah, questa la so. Il dessert. Aspetta che passi qualcheduno. Ah, qualcheduno, tipo un fidanzato, giusto? Questa era la migliore di tutte. Già, bellissima. Il salame al coltello, cosa provi per me? E il coltello, affetto. Sono incline a essere distesa. È vero, io credo davvero di essere così. Tutto qui, è finita così. Sì, la barzelletta è finita, si appoggia. Incline. Me. Un uomo chiede indicazioni. Scusi, per l'ospedale? Alla prima curva dritto. Sì, oh, cavolo, adoro questo libro. Chi si è visto, si è visto, disse lo specchio rotto. Ah, chi si è visto? Sì, ok. Il cannibale pentito si mangia le mani. L'ho capita! Perché se le mangia davvero? Ma che se le divora! Troppo schifosa. Che dice il mancino entusiasta? Sogno o son destro? No. Non ho la più pallida idea del perché non mi abbronzi mai. L'altro giorno mi è caduto lo stereo sulla testa. Per fortuna ascoltavo musica leggera. Stupida. Già. In collegio c'era un'insegnante strabica che non teneva d'occhio le sue pupille. Triste. Cattiva. Già. La diarrea è scontrosa. Ti liquida in... È disgustosa! Ma è splendida! Va bene, basta così. Ora lo metto via. Alla prossima, venturine mie.
Ehi, queste scale funzionano. Vieni qui. Te l'ho detto. No, non mi dire che è rotto. È rotto. Per un attimo ho sperato di poterci giocare. Puoi ancora? Come? Dai, vieni qui. Chiudi gli occhi. Fallo. Ok. Usa questa per muoverti. Questo è il pugno, questo è il calcio, con questo pari. Ok. Prima scegli il personaggio. Controllerai l'invincibile, carica di artigli ma comunque sempre fichissima, Angel Knives. Quindi devo immaginare tutto. Gli occhi. Ok, scusa. Sei sulla soglia del Tempio delle Ombre, un antico edificio mistico dove si svolge il torneo degli immortali. Il tuo avversario, Blackfang, esce dal tempio. È un tizio bianco, tutto muscoli, con 3 braccia. Vuole il tuo sangue. Si mette in posizione di battaglia e parte la musica. Sei pronta? Su, avanti. Primo round, combatti. Inizia il primo round. Blackfang si lancia verso di te, sferra un doppio pugno. Salta! Ecco, ti ha mancato. Atterri dietro di lui. Presto, un pugno da dietro. Ha picchiato con una gomitata che gli ha tolto il 15% della salute. Sì. Si gira e torna all'attacco con l'artiglio dell'ombra. Che devo fare? Vai indietro, para e contrattacca. Si ricomiti proprio mentre segue la sua combo. Scivoli indietro, ma non subisci danni. L'ultima parata gli fa perdere l'equilibrio. Potrebbe recuperare in ogni momento. Presto, usa l'ascesa al cielo. Ti ha presa! Resta sul punto. Su, parata e calcio per sperare la carica di danni. Parata! Ottimo! Giù, avanti e pugno per una mossa speciale. Sì, incularo! Le lame di Angel Knives cominciano a brillare. Lei gli trafigge il petto ancora e ancora, fino a strappargli il cuore. Poi tira indietro la gamba e con un calcio rotante gli stacca. Una fontana di sangue inonda l'arena. Bello! È un ultra kill. Angel Knives solleva i pugni al cielo. Hai vinto! Cazzo, sì, ho vinto! Non male come prima partita. Ma allora? Non era male. L'hai adorato. Sì, un pochino sì. Senti anche tu. Ehi, sai cosa? Dovremmo rientrare. Io devo rientrare. Ma hai tutto il tempo. Riley, ne ho combinate fin troppe in questo posto. Da domani torna tutto come prima. Non si può.
Beh, lo faremo un altro giorno. Ok, eroina delle luci, quando? Mi hanno chiesto di andar via. Via da dove? Da Boston. Dovrei unirmi al gruppo di un'altra città. Ho chiesto di poter restare qui, ma sai com'è fatta Marlene. Lei è una tosta, ti mette sempre alla prova. Passano a prendermi domani. Ok. Tutto qui. Beh, cosa dovrei dire? Non lo so, tipo un consiglio da amica. Dico sul serio. Perché mi hai portata qui? Volevo vederti. No, perché proprio qui? Non lo so. Non lo so. Vuoi il mio consiglio? Parti. Davvero, salutiamoci e basta. Cerco da dove viene la musica. Riley. Riley! Diavolo, merda! Dove diavolo si è cacciata? Riley! Riley! Hai mai visto nulla del genere? L'argomento è già chiuso? Non lo so, lo è. Non sei tu che devi arrabbiarti con me. Sono io quella arrabbiata. E per cosa? Perché ho chiesto il tuo parere. Da quando in qua ti importa di quel che penso? Stavamo bene. Stavamo più che bene. Poi mi hai mandato a fanculo e sei sparita nel nulla. Questa giornata insieme. Ti sentivi in colpa? Vuoi una scappatoia? Te la sto dando io. Dovrei essere rinchiusa dalla parte opposta della città. Se mi prendono ora che sono una luce, sono morta. Non ho attraversato una città piena di soldati per il senso di colpa. E sì, ho commesso degli errori a cui non so come rimediare, ma ci provo. A proposito, le pistole ad acqua che ti piacevano tanto. Ho rischiato la vita per queste. Sorpresa. Ok. Prima ti distruggo. Poi parliamo. Sto per farti la doccia. Lo vedremo, eroina delle luci. Hai già paura? Ellie, forza! Oh, questa me la paghi! Ti piace? Ah-ha!
Sputo in faccia! Presa! Figa! Ti ho asfaltata! Cosa? Ma se mi hai appena sfiorata! Sei fradicia! Ok? Conta fino a 5. Io mi nascondo, poi ci diamo la caccia. La prima che viene colpita ha perso. Ci sto! Chiudi gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5! Sei pronta? Non abbassare la guardia. Dimostra che sai fare. Siamo 2 su 3. Vai a nasconderti. 1, 2, 3, 4, 5. Pronta a morire? Adesso come la mettiamo? Ok, non ti esaltare. Conta, dai. Ok, vai. 1, 2, 5. Pronta o no, arrivo!
Ti ho presa, ho vinto, ti ho presa, ho vinto. Certo, ok, sai cosa? Tutta fortuna. Fortuna? Sì! Ah! Vuoi la rivincita? Io vorrei, ma devo rientrare. Devi rientrare. Ok, va bene. Posso accompagnarti? Direi di sì. Dai, prendo lo zaino. Ehi, senti. Prima l'ho detto da stronza, ma ero sincera. Devi andare. Intanto è una cosa che sognavi da... Beh, sai, è da sempre, per cui... Ci sono per fermarti. L'unica che può farlo. No, ti prego, non andare. Sarei disperata senza di te. Me la caverò. E tu te la caverai. E un giorno ci rivedremo. Queste tienile tu. Non mi serviranno molto. Hai ancora quel Walkman? Sempre. Fa vedere. Tieni. Che c'è dentro? La tua cassetta. Saresti davvero disperata senza di me. Smettila. Lascialo, seguimi. Dove andiamo? Vedrai. Vai. Sei serio? Vieni! Porta qui le chiappe! Che cosa stupida! Andiamo! Dai! Che succede? Ehi! Che c'è? Non andare. Per cosa? Ora che facciamo? Troveremo un modo, ma non credo che Marlene esulterà. Aspetta!